Fratelli d'Italia è un partito solido e in netta crescita, i sondaggi nazionali ci danno al 16% e riceviamo adesioni giornalmente. La collocazione naturale di Fratelli d'Italia è all'interno del centrodestra, però ci sono delle condizioni. Noi siamo in discontinuità con quel tipo di politica che ha caratterizzato nei 20 anni precedenti all'amministrazione comunale del Movimento 5 Stelle. Riteniamo che l'alternativa al Movimento 5 Stelle, all'amministrazione del Movimento 5 Stelle, non sia da ricercare nel numero delle liste che compongono la coalizione, ma nella qualità della proposta. Dobbiamo ritornare ad ascoltare i cittadini nelle piazze e nelle periferie. In una sola parola, ritornare ad una politica empatica nei confronti del cittadino. Quale sarà la parola chiave? Quale sarà lo spirito che farà dire sì alla maggioranza degli alcamesi? Una proposta alternativa al Movimento 5 Stelle fatta proprio di competenza. Abbiamo visto che per poter amministrare un comune come Alcamo vi è bisogno di competenza, quindi partiamo dalle persone prima di partire dalle liste o dai partiti politici. Dopo tutti questi anni, tra centro-sinistra e 5 Stelle, quali saranno i punti principali che sono visti alla destra come necessari? È assolutamente imprescindibile per un'amministrazione capire quali siano le priorità per una città come Alcamo. Il Movimento 5 Stelle ha dato priorità nella spesa programmata del triennio 2018-2020 alla pista ciclabile. Dico, una bellissima idea, ma realizzata forse nel peggiore dei modi possibili. Inoltre, riteniamo che un'amministrazione come quella di Alcamo deve seguire due binari. Un binario di ordinaria amministrazione per non far mancare alla città e ai cittadini tutte le esigenze basilari, e un altro binario di programmazione per dare slancio anche con grandi opere alla città, per arricchire e abbellire maggiormente il nostro territorio.